L'istantanea del 2023 biancazzurro, l'atroce beffa delusione dei rigori col Foggia, 8 giugno ritorno della semifinale playoff, opportunità irripetibile per tornare in Serie B, il Pescara si suicida e perde ai rigori di fronte a oltre 20.000 spettatori, un'autentica mazzata, alla fine sarà il Lecco di Foschi, sulla carta la meno competitiva, a salire in B meritatamente nella doppia finale col Foggia. Tutto da rifare per il club biancazzurro, rosa ricostruita, non ci sono più due elementi cardine come Lescano, 20 gol ceduto alla Triestina, e Raffià voluto da Roberto D'Aversa a Lecce in Serie A. Tantissimi ragazzi alla prima esperienza in C, la garanzia rimane Zeman, indiscutibilmente un maestro che però non può fare miracoli. Il precampionato non è entusiasmante, in realtà una prassi per chi conosce i metodi del Boemo, a dir poco sorprendente invece l'inizio della vera competizione, 5 vittorie e un pareggio nelle prime 6 gare, tanti gol, occasioni create in quantità industriale, i biancazzurri battono l'esordio la Juve Under 23, in evidenza Cuppone, doppietta, e Federico Accornero, 19 anni, arrivato in prestito dal Genoa, nella prima trasferta il pareggio di Perugia, per 70 minuti dominio evidente, Aloy la sblocca, il demerito però di non chiuderla, e gli Umbri trovano il pari con Cancellieri su calcio di punizione. Quindi 4 vittorie consecutive, 3-2 contro l'Arezzo all'Adriatico, subito Tuniov e Merola, 2-0, sembra fatta, ma la squadra di Indiani accorcia a fine primo tempo, autorete di Mesic, e perfeziona la rimonta grazie a questa magnifica prodezza di Gucci. A 20 dal termine ci pensa tuttavia Cangiano a rimettere le cose a posto, splendido colpo di testa, assist di Pierno. A Carrara, campo neutro, il Pescara la spunta sulla matricola Sestri Levante e la grande serata di Antonino De Marco, 2004 preso dalla Vibonese. Primi gol tra i professionisti, doppietta da ricordare, finisce 2-1. Col Gubbio, altra gara da Montagne Russe, Pescara avanti con Tuniov. Gli Umbri la ribaltano con Udo e l'abruzzese di Sant'Omero Alessio Di Massimo. Sforzi tuttavia vani, squizzato al 73esimo, butta giù la porta di Vettorel con un destro terrificante. Al minuto 89 Moruzzi a far esplodere l'Adriatico. Spunto, gran sinistro e altra vittoria di inestimabile valore. La scia prosegue a Ferrara, vantaggio firmato da Tuniov su calcio di rigore, pari estense di Celea. Allo scadere la rivelazione da Gasso, ruba palla e serve Cangiano che arma il destro vincente, complice tuttavia l'incertezza dell'ex del Favero. 16 punti in 6 partite, entusiasmo contagioso, ma arriva il momento no, che in realtà si protrae per diverse settimane, è la fase più critica. L'infortunio di Brosco permette a Gambale di realizzare il gol vittoria del Pineto nella prima storica sfida col Pescara in Serie C. Seguiranno complessivamente altre 4 sconfitte contro Torres, Recanatese e Cesena in casa, Carrarese fuori. In totale appena 5 punti, frutto di 2 pareggi contro Vis Pesaro e Rimini, sempre all'Adriatico, ed un successo bellissimo ma illusorio a Lucca. Match condizionato da episodi che il Pescara ha il merito e la capacità di sfruttare. Dopo l'1-0 di Gucker viene espulso il capitano dei toscani Tiritiello e sulla punizione i biancazzurri trovano subito il pareggio con Federico Accornero. In 11 contro 10 la Lucchese si apre e il Pescara di Zeman è devastante. Doppietta di Tuniov e poker di Cuppone, finisce 4-1. Si diceva tempi gravi per i biancazzurri, che tuttavia rialzano la testa, lo fanno con personalità e carattere vincendo 2-1 sul campo dell'Entella. Decide Franchini al 91esimo, servito da Masala per l'ex Padova, si tratta della prima gioia con la nuova maglia. 3 giorni dopo è scintillante la prestazione sfoderata del recupero di Pontedera, prova impreziosita da 5 gol, al referto Cuppone, 2 volte Merola, Milani e Cristian Tommasini. Il sabato successivo anche il tris di successi consecutivi, travolto per 4-0 il malcapitato Olbia, da copertina televisiva la rete di Gigi Cuppone, stacco maestoso e frustata che lascia di stucco il portiere Rinaldi, raddoppio di Matteo D'Agasso, schierato play con ottimi risultati da Zeman, e anche il primo gol tra i professionisti per il 19enne centrocampista pescarese cresciuto nel vivaio. In sequenza le marcature di Tuniov e
e Aloy. Sembra l'inizio di una nuova fase e invece ad Ancona lo scorso 17 dicembre non il miglior Pescara, finisce 1-1. A Sacco risponde Cangiano con l'evidente complicità del portiere dorico Vitali. A dir poco deludente infine il pari interno con la modestissima Fermana. Vergani, primo gol in campionato, la sblocca in avvio di ripresa. Pari ospite in pieno recupero, la firma del 2004 Lorenzo Grassi. A fine girone di andata, quarto posto con 32 punti, a 2 dal terzo occupato dalla Carrarese. In realtà la classifica non mente e dunque nessuna sorpresa.